Ciao a tutti ragazzi, benvenuti ad un nuovo video. Oggi parliamo di un libro attesissimo, ovvero il terzo volume della saga della Traversa Specchi di Christelle Dabau, La memoria di Babel. Non c'è bisogno che io vi dica quanto fermento, quanta agitazione sta creando questa saga. Lo vedo innanzitutto dalla mia piccola bolla digitale, visto che il feedback, le risposte sono sempre tantissime, quasi tutti concordiamo nel dire che questo libro ha creato una dipendenza e inoltre, anche se è uscito da pochissimo in Italia, ce l'ha portato ancora una volta le edizioni EO. È uscito il 9 ottobre, è balzato subito in cima alla classifica della narrativa straniera, ma anche nella classifica generale è assolutamente ben messo. Per essere il terzo volume di una saga, devo dire che si vede che non ha stancato ancora, anzi è un risultato incredibile. È una saga originalissima che a livello editoriale è stata paragonata molto ad Harry Potter, e ora capisco perché, non tanto da un punto di vista della trama, perché sono due vicende assolutamente distinte, separate e diversissime, anche nei volumi comunque sono diverse, però a livello di coinvolgimento li trovo assolutamente vicini. Questa parentesi, bando alle ciance, e iniziamo subito a parlare della memoria di Babel. Premetto che questa recensione sarà senza anticipazioni, quindi spoiler free nella prima parte, dopodiché ci inoltreremo nella selva oscura di anticipazioni e dettagli della trama di cui voglio assolutamente discutere. Ovviamente non c'è neanche bisogno che io ve lo dica se non avete letto né il primo né il secondo né tantomeno il terzo volume di questa saga. Andate sul canale perché ho fatto le recensioni del primo volume, Fidanzati dell'inverno, e del secondo, Gli scomparsi di Chiar di Luna, così almeno vi fate un'idea. E poi, una volta entrati nel tunnel di questa saga, tornate indietro e così ne discutiamo insieme. Direi di partire con la domanda che ha angustiato i cuori di tutti i lettori: la memoria di Babel si è rivelato all'altezza delle aspettative? Per quanto mi riguarda, assolutamente sì. L'ho adorato, è il mio preferito dei tre volumi. Anche il secondo comunque mi era piaciuto moltissimo, cioè molto di più del primo, quindi per me è un crescendo assolutamente questa saga. Nonostante sia un libro che, se vogliamo, è un intermezzo, visto che il quarto volume sarà il libro finale di questa saga, devo dire che ci sono stati degli importantissimi passi in avanti per quanto riguarda i personaggi e soprattutto i misteri. Di questa cosa discuteremo più diffusamente nella seconda parte, nella parte appunto spoiler, perché discuteremo dei colpi di scena, delle rivelazioni del romanzo. In questa prima parte invece vorrei soffermarmi di più su tutti quegli elementi narrativi, anche quei dettagli che rendono La memoria di Babel un esempio di maestria per quanto riguarda il world building, cioè la costruzione dell'ambientazione e del mondo popolato dai personaggi, soprattutto quando parliamo di fantasy. Allora, innanzitutto un cambiamento di scenario: non ci troviamo più né al polo né ad Anima, ovvero rispettivamente le arche dove erano ambientati il primo e il secondo volume. Ci troviamo in terra straniera, cioè ci troviamo a Babel. Come al solito, tutta la saga è intessuta da metafore religiose e bibliche più o meno velate. In questo caso è davvero molto esplicita la metafora, perché non c'è bisogno che io vi spieghi che cos'è la Torre di Babele. Ecco, Babel è un'arca che rappresenta, allo stesso modo della Torre di Babele, un simbolo del cosmopolitismo e della multietnicità. Infatti in quest'arca risiedono individui che vengono da tutte le parti del mondo. Noi già sappiamo che Babel non è un'arca come tutte le altre, anche perché è qui che risiede la memoria degli spiriti di famiglia. È qui che è iniziato tutto, è qui che sono cresciuti gli spiriti di famiglia, ed è qui che in qualche modo è iniziato il mondo dopo la lacerazione. Quindi è qui che si dovrà scoprire la verità, in cui Ofelia dovrà scoprire la verità, ma soprattutto Ofelia dovrà ritrovare Thorne, perché vi ricordate come è finito il secondo volume? Che Thorne è scomparso, non si capisce dove è andato, è diventato una traversa specchi ed è sparito puff nel nulla. Tra l'altro c'è un salto temporale di 2 anni che non me l'aspettavo sinceramente, e invece sono passati 2 anni dalla fine del secondo volume e Ofelia praticamente è un po' regredita in un certo senso, perché 2 anni di inattività l'hanno portata a
essere un attimino frustrata. Comunque, tornando all'ambientazione, per quanto mi riguarda, uno degli elementi più riusciti del romanzo è proprio Babel, nel senso che è un setting particolarmente suggestivo, ma allo stesso tempo terrificante. È guidato da ben due spiriti familiari, Elena e Polluce. Mentre i figli di Polluce sono cittadini di tutto rispetto, che hanno ereditato dei poteri legati ai sensi, perché voi sapete che tutti i discendenti degli spiriti di famiglia ereditano i loro poteri e le loro memorie. Però, come vi ho già spiegato, a Babel non vivono soltanto i discendenti di Polluce, ma vivono anche degli individui che vengono da altre arche. In questo caso sono adottati dall'altro spirito di famiglia, che è Elena o Elena. Però c'è una differenza abissale fra i due, visto che i figli di Elena sono considerati cittadini di serie B. La società di Babel, infatti, è una società estremamente gerarchizzata e classista. Gli individui sono costretti a vestirsi segnalando il loro status sociale. Quindi chi si veste completamente di bianco non è un senza poteri, quindi viene considerato una sorta di emarginato, comunque un essere non utile alla società. E chi invece decide di non segnalare il proprio status attraverso l'abbigliamento è considerato un sedizioso, quindi un provocatore. Inoltre è una società fortemente automatizzata. Infatti gli androidi, i robot, fanno parte della società di Babel in tutto e per tutto. Vengono utilizzati come schiavi, però si pone un conflitto sociale, visto che sono tanti i cittadini che perdono il lavoro a causa dei robot. Ma perché Babel suscita un così grande richiamo sulle altre arche? Perché Babel è un centro culturale importantissimo. C'è anche un'accademia che è presidiata proprio dai due spiriti di famiglia, che si chiama la Buona Famiglia, dove l'obiettivo è diventare un virtuoso, quindi un elemento utile alla società e al bene pubblico. Infatti il bene pubblico, il bene comune, è considerato il valore più importante a scapito della propria individualità. In generale tutto il mondo di Babel, così come in realtà secondo me tutta la saga, diciamo, sottolinea in maniera importante come gli individui possono essere schiacciati dai meccanismi conformistici della società. E uno dei temi più forti dell'intera saga è proprio la libertà di uscire dagli schemi, la libertà di agire contro la società, anche se vogliamo. È vero che la memoria di Babel usa degli strumenti già noti al lettore. Il meccanismo infatti è sempre lo stesso: Ofelia si trova in terra straniera, circondata da nemici, in un'ambientazione sconosciuta, quando non direttamente ostile. Dovrà quindi imparare ad adattarsi, una dote che cresce di libro in libro dentro Ofelia, visto che probabilmente la cosa che le riesce meglio in assoluto, uno dei suoi talenti più grandi. Dovrebbe riuscire anche a restare viva, visto che lei è tenuta di sott'occhio da Dio, ricordiamola, quindi deve agire anche sotto traccia, ma soprattutto deve trovare il nostro Thorn. Naturalmente, con il procedere della vicenda, Ofelia acquisirà sempre più consapevolezza, nonostante i numerosissimi ostacoli anche di natura proprio fisica che le si pongono dinanzi, e otterrà insomma uno sviluppo che sinceramente mi sembra proprio un passo in avanti rispetto a quello che abbiamo già visto nel secondo volume. Fermo restando che comunque questa maturazione di Ofelia, diciamo che è abbastanza simile a quella che è già avvenuta nei primi due libri. È vero che è un personaggio che in questo volume secondo me conosce un pieno sviluppo, però è anche vero che capisco le persone che reputano questo, la memoria di Babel, una variazione sul tema, perché in realtà il meccanismo, come ho detto prima, è sempre lo stesso. Cioè, a livello narrativo, più o meno la struttura di questi tre libri è identica. Personalmente però, più che un difetto, io lo trovo una qualità, perché non è facile essere così uguale a se stessa e allo stesso tempo non annoiare il lettore. Cioè, per molti potrà essere anche la stessa storia, ma è proprio diversissima l'ambientazione, nell'intreccio, anche i personaggi comunque variano molto. Cioè, non è facile essere così creativi e immaginifici. E a proposito di sviluppo, qui l'intreccio è semplicemente pura maestria. Il ritmo è incalzante, molto di più che negli altri due volumi. Ci sono continui colpi di scena e piccole rivelazioni che vi
vi terranno incollati alle pagine. Sicuramente non è la prima volta che sentite qualcuno dire che La memoria di Babel si legge veramente in 2 giorni. So che molte persone si sono lamentate del fatto che è un libro di 500 pagine e sono tante le cose che non sono state approfondite. In particolare, diciamo che una cosa che viene sempre fatta notare per quanto riguarda i libri della Dabo è che i personaggi non sono tanto approfonditi. Allora, io qui vorrei aprire una parentesi, parliamone. Allora, una cosa che apprezzo tantissimo è che i personaggi della Dabo non sono né buoni né cattivi, ma sono strani e egoisti. Cioè, diciamo che queste sono le due caratteristiche più importanti dei personaggi della Dabo, sia che siano i protagonisti sia che siano i personaggi secondari. Ora, secondo me già per questo motivo i personaggi secondo me sono un po' lontani dagli stereotipi, cioè già solo per questo motivo, per il loro relativismo. In più, non è detto che un personaggio più approfondito sia migliore, non è o che sia un errore da parte della scrittrice non approfondire i personaggi. Questo qui non è considerabile un errore di scrittura, perché questa qui non è una saga realistica, anzi è molto suggestiva e peculiare, non c'è proprio una sorta di tono bislacco che incombe sui personaggi, cioè non so se ve ne siete accorti, in questo libro c'è uno che ha gli arti montati al contrario. Quello che è importante è che i personaggi siano funzionali all'intreccio, e in questo caso secondo me lo sono. Quindi io capisco le persone che si lamentano perché per i loro gusti è meglio che una saga sia incentrata su più personaggi, che magari ognuno di loro abbia un ritratto psicologico approfondito. Ma non è questo il caso della Dabo, cioè lei non fa il ritratto psicologico di tutti i personaggi, lei fa un abbozzo, e va bene così perché è funzionale alla storia. Per esempio, faccio degli esempi concreti così ci capiamo meglio, ho preso anche degli appunti. La domanda che secondo me va fatta è: un approfondimento su quel personaggio ci avrebbe fatto cambiare idea su quel personaggio? E la risposta per quanto riguarda i libri della Dabo è no. Per quale motivo? Perché anche se i suoi personaggi sono abbozzati, in sé contengono tutti gli elementi per giudicare quel determinato personaggio, perché sono iconici e memorabili. Prendiamo per esempio il personaggio di Mediana. Allora, io ho adorato questo personaggio, anche se è descritto in maniera veramente molto breve. Lei in teoria è la classica bulletta della scuola, è una persona estremamente manipolatoria e ricattatrice, però in poche frasi che si evincono dal romanzo si capisce che lei non lo fa perché è cattiva, ma lo fa per interesse e per curiosità. Quindi, anche se a lei vengono dedicate relativamente poche scene, noi dalla sua descrizione fisica, dal suo atteggiamento, da come si comporta, dai suoi gesti, capiamo tutto quello che c'è da capire sul suo personaggio. Non c'è bisogno di fare una digressione su di lei, perché noi abbiamo già capito tutto, e fare un focus aggiuntivo su di lei non avrebbe portato assolutamente a niente, perché noi abbiamo già l'idea del personaggio, e comunque non è funzionale alla storia. Poi, a gusto personale, se tu sei rimasto particolarmente colpito da Mediana, è giusto che tu vuoi leggere ancora, ancora e ancora di quel determinato personaggio, ma è per questo che esistono le fanfiction. Da contare che io non me la sento assolutamente di dire che i personaggi della Dabo sono superficiali, perché tutto è raccontato dal punto di vista di Ofelia, e Ofelia spesso non capisce le persone che incontra, le capisce sempre a posteriori, perché la sua è una conoscenza assolutamente parziale e ambigua delle persone. Quindi, se vogliamo, questa qui è proprio una cifra stilistica, in maniera forse anche approssimativa, perché è la conoscenza che ne ha Ofelia che è approssimativa. Tante rivelazioni del romanzo sono proprio sui personaggi. Lo stesso Thorne all'inizio è un enigma e noi cominciamo a capirlo soltanto dopo molto molto tempo, esattamente come gli altri personaggi, solo che il focus di questo romanzo è su Ofelia, è di lei che abbiamo un ritratto molto più empatico, psicologico e completo, perché la decisione della scrittrice è quella di concentrarsi su di lei, e va bene così, va assolutamente benissimo così. Se ci fosse stato un focus altrettanto importante sugli altri personaggi, il libro non sarebbe stato lo stesso. Questo è un libro d'atmosfera, non tutti i libri per essere riusciti devono per forza concentrarsi su tutti i personaggi, o devono essere dei libri corali. Non c'è scritto da nessuna parte, non è una caratteristica
critica che fa della scrittura di Dabaux un handicap, assolutamente no. Inoltre, quello che mi piace di questi personaggi secondari è che anche se sono abbozzati, abbozzati in questo caso non è un termine dispregiativo, è proprio questo che ci piace, è proprio questo che convince, perché sono i non detti che comunicano molto di più, è l'interpretazione di quei personaggi che ne fa Ofelia che è interessante e di conseguenza il lettore che è interessante. Questo non detto, questo silenzio, questi spazi bianchi, diciamo così, in cui che noi dobbiamo riempire, è questo che rende il romanzo così misterioso, così d'atmosfera. Fa parte assolutamente della suggestività, fa parte tutto della costruzione del mondo. Poi, ripeto, capisco che a livello di gusti si possono preferire altri tipi di romanzi, come per esempio Sei di Corvi, che ha un palco di una platea, scusatemi, di personaggi. Tutti con il loro punto di vista, o come per esempio Game of Thrones, anche lì c'è una divisione dei capitoli per punti di vista. Capisco assolutamente, sono gusti, ma è assolutamente diverso proprio lo stile, l'impostazione dei romanzi, ma non è un errore. L'unica eccezione, l'unica sbavatura secondo me è una cosa che succede nella seconda parte del romanzo, che è spoiler, quindi ne parleremo dopo. Ecco, quello è un errore, perché diciamo che verso il finale la scrittura della Dabaux si fa veramente troppo frettolosa. Quindi va bene essere suggestivi, però ha liquidato un po' la rivelazione del colpevole in maniera un po' fanfarona, un po' casciarona, che francamente poteva essere fatto meglio. Tutto sommato però è perdonabile, perché a livello del singolo libro ha un po' bruciato le carte, cioè nel senso che si vede troppo che l'ha fatto senza dare troppe spiegazioni, proprio per un discorso di non è importante, perché tanto questo è un libro di intermezzo. C'è un elemento che non è funzionale a livello della trama del singolo libro, però se inseriamo questa cosa all'interno della saga, quindi all'interno di un intreccio molto più ampio, allora diciamo che è perdonabile, perché alla fine è vero che è una cosa poco importante, cioè chi se ne frega. È il classico ostacolo intermedio prima di arrivare al mostro finale dell'ultimo capitolo. E a proposito di mostri, il finale è mostruosamente bello, il fangirling è arrivato potentissimo. E a proposito di fangirling, trovo che la relazione fra Thorne e Ofelia sia coerente al massimo. Allora, partiamo dal presupposto che la relazione fra Thorne e Ofelia è una relazione assolutamente problematica e per certi aspetti sbagliata, tant'è vero che è sempre così che c'è stata mostrata. Cioè mai per un solo secondo la relazione di Ofelia e Thorne si è mostrata come idilliaca. Forse soltanto in questo terzo volume diciamo che si cade un po' nel dolce stil novo, però nei primi due volumi, vi ricordate, cioè nel primo regnava quasi un'indifferenza glaciale, poi pian piano le cose chiaramente sono cambiate e in questo terzo volume loro sono separati per la gran parte del tempo. E io ho apprezzato tantissimo il fatto che Ofelia rifletta da sola sulla loro relazione, perché quando stai con qualcuno a volte non sei tanto lucida nel giudicare una relazione, mentre quando sei da sola ti prendi del tempo per te, capisci di più sui tuoi errori, sugli errori dell'altro, eccetera eccetera. E se vogliamo, secondo me i lati negativi del suo rapporto con Thorne qui vengono ancora più alla luce. Dico queste cose perché spesso la Dabaux è tacciata di scrivere una relazione un po' fuori moda, trapassata, con dei modelli sbagliati, perché Thorne comunque è, cioè, possibile, i suoi atteggiamenti sono spesso maschilisti, eccetera. Però in realtà quello che io ho sempre detto dall'inizio, dal primo libro, è che non è che i personaggi maschilisti non esistono, quindi non è che un libro è considerato politically correct perché non parla, perché non ci sono personaggi maschilisti, ma è perché ci sono i personaggi maschilisti e questi personaggi in un certo senso evolvono e cambiano, o comunque ci vengono mostrati come dei difetti questi atteggiamenti maschilisti e come delle mancanze, non come dei punti di positivi. Io trovo Thorne assolutamente migliorato rispetto all'inizio, quindi già questo va a suo favore, e inoltre sono sempre più convinta, ne ho anche discusso con qualcuno di voi, con Elena in particolare, Thorne è evidente che ha qualche
ben più di qualche problema relazionale. In particolare pare che abbia la sindrome di Asperger, cioè sembra abbastanza chiaro che abbia la sindrome di Asperger, quindi una sorta di autismo. Cioè, in altre parole, il suo carattere tempestoso e la sua indecifrabilità non le ho viste tanto come una caratteristica del classico modello bello impossibile, quanto più come proprio una vera e propria disabilità, un vero e proprio handicap, perché lui, cioè ogni volta che Ophelia e Thorn non si parlano o si mentono a vicenda, succedono i disastri, mentre quando si parlano e quando fanno squadra comune riescono ad andare avanti. Quindi questo è il messaggio della loro relazione, secondo me, che quando riescono a comportarsi come delle persone adulte e a comunicare, riescono a farcela insieme, quindi fanno squadra. Poi è vero che, però di questo parlerò assolutamente nella parte spoiler, che c'è un difetto nella caratterizzazione del personaggio di Thorn, ma ve la dico nella seconda parte. Per concludere la parte no spoiler, che dire? C'è sempre una grandissima raffinatezza nella scrittura della Dabo, sia a livello di trama, sia a livello di prosa. C'è una, come al solito, c'è questa sorta di classicismo nella sintassi, nella scelta di vocabolario, anche nei riferimenti. Vi dico solo che a Babel, oltre agli spiriti di famiglia, ci sono questi genealogisti, ovvero Lux, questa, diciamo, classe di mecenati ricchissimi, sono appunto in competizione con gli spiriti di famiglia, perché vogliono ancora più potere. Ora, Lux chiaramente è un riferimento al fascismo, ci sono dei riferimenti molto colti, e loro due sono dipinti come dei classici, cioè come dei, non so come spiegarvi, come una coppia di un quadro futurista. Sono appunto vestiti come degli aviatori, cioè ci sono delle citazioni molto colte, molto raffinate da Dabo, che come al solito si mostra sempre piena di sorprese. Inoltre ci sono delle riflessioni importanti sul tema di fondo del romanzo, che è la libertà, ma anche di questo parlerò più diffusamente nella seconda parte spoiler. Forse appunto l'unico limite che mi viene in mezzo dal punto di vista strutturale è il fatto di aver scritto un libro che è veramente troppo simile ai due precedenti, quindi ci troviamo come sempre a guardare Ophelia in una posizione di svantaggio, dove viene vessata anche fisicamente, inciampa un po' meno e starnutisce un po' meno che negli altri due romanzi. Però diciamo che c'è sempre una sorta di insistenza sul corpo di Ophelia, che viene battuto più e più volte, che trovo sempre un po' anche qui è una caratteristica, una cifra stilistica. Tutto sommato, comunque, io l'ho adorato. A novembre esce il quarto volume, purtroppo in Francia. Io purtroppo ancora non so il francese, quindi vedremo. Ho resistito comunque per il terzo volume, penso che resisterò anche per il quarto. Detto questo, chi non ha letto il libro adesso può andare, perché facciamo la parte spoiler. In questo momento inizia adesso, quindi ciao, avete ancora un secondo per andarmene, dopodiché io parto, eh. Allora, prima parlavo del fatto che Thorn, secondo me, ha un difetto di caratterizzazione, ed è il fatto che la sua motivazione, cioè la motivazione che lo spinge a trovare Dio prima di Ophelia, o comunque ad essersi mosso autonomamente, è proprio il fatto che lui vuole proteggere Ophelia, quindi vuole arrivare prima a Dio e carpirne i segreti per cercare di distruggerlo, proprio perché ha paura per Ophelia, teme per Ophelia. Io la trovo una motivazione veramente pretestuosa e stupida, perché Thorn è sempre stato invece una persona che ha avuto anche altre motivazioni, chiaramente sempre motivazioni legate all'onore e tutto, però sinceramente l'ho trovato, in questo modo lo trovo troppo dipendente da Ophelia, quando in realtà la cosa che mi piaceva di Thorn è anche il fatto che all'inizio lui considerasse Ophelia addirittura un ostacolo. Quindi voglio dire, non mi è piaciuta assolutamente questa motivazione che ha dato, avrei preferito anche solo la motivazione della curiosità. Comunque, a parte questo, ho trovato le rivelazioni sul mondo veramente geniali, perché in sostanza cosa succede? Succede che noi scopriamo che il mondo, per come lo conosciamo adesso, il mondo di Ophelia, Thorn e tutti gli altri, in realtà era stato profetizzato in dei libri, libri scritti da una certa Eulalia Dio, vabbè, c'è un gioco di parole, non so come è reso in lingua originale, comunque diciamo questa tizia con cui Ophelia, non si capisce perché, probabilmente perché è una sua antenata, condivide la memoria e a quanto pare anche i poteri. Quindi c'è questa tizia che ha profetizzato tutto, e
In qualche modo, quindi, questo mondo, il destino degli spiriti di famiglia era in qualche modo già scritto. Quindi il tutto si profila ancora di più un tema che riguarda proprio la libertà di scelta. Cioè, gli spiriti di famiglia in qualche modo sono stati condannati a questa vita, a regnare sulle arche, il nuovo mondo, eccetera, eccetera. Quindi loro magari, cioè tutto questo sarà secondo me un percorso, guidato chiaramente da Ofelia, immagino, lo spero, che porti gli spiriti di famiglia a ribellarsi contro Dio e in generale a ribellarsi a tutto quello che è già stato scritto. Poi chiaramente rimangono tantissimi punti di domanda, cioè l'altro chi è? Che è stato profetizzato questo nuovo mondo? Che cosa c'è che non andava nel vecchio? Sono talmente tante le domande che non me le ricordo manco più, cioè perché è successo tutto questo? Perché Ofelia ha ereditato queste memorie? Come sono collegate? Come è collegato il tutto? Non si sa. Comunque io ho grande fiducia, e poi mi piace molto il fatto che il tutto sia una grande metafora della creazione, perché alla fine scrivere un libro comunque è una creazione artistica, per cui il fatto che siano che tutto stia prendendo anche una piega bibliofila in un certo senso mi gasa tantissimo. E poi un altro tema che si sente forte e all'interno di questo volume è proprio la sete di conoscenza che hanno i personaggi, in particolare Ofelia. Io ho sentito una grandissima empatia nei confronti di questo personaggio più che negli altri due volumi. Ho adorato, letteralmente adorato, la scena dell'isolatoio che è ricoperto di specchi. Quando prima parlavo di raffinatezza nel descrivere certe scene, parlavo proprio di questo, il fatto che l'ambientazione non è soltanto figa, non è soltanto bella e originale, ma è anche funzionale, perché l'isolatoio diventa un momento di riflessione e di presa di coscienza da parte di Ofelia. E quando è che si viene a patti con la propria coscienza? Guardandosi allo specchio. E quindi lei viene chiusa in questa stanza tutta piena di specchi. Cioè, io so che alcune cose chiaramente sono anche banali per alcuni, però non è banale scriverle certe cose. Quindi io sono particolarmente felice della prosa della Dabo, cioè la ritengo veramente una prosa felice. Quanto riguarda invece un altro difetto, probabilmente il più grande difetto del romanzo, è sicuramente come si è... Oh, mi è caduto anche l'orecchino. Comunque, come si è concluso il discorso con l'altro spirito di famiglia, perché diciamo che un po' c'è stato il momento trappolone. Allora, il momento trappolone è quando tu pensi che stia per arrivare una grande minaccia e invece la grande minaccia è una cazzata. Cioè no, in realtà si intende che tu pensi che ci sia il grande nemico, invece il nemico che c'è è uno più piccolo. Cioè questo è il trappolone che spesso, cioè un grande topos della letteratura, non è che la Dabo sia inventata niente. Però in questo caso è stato deludente, io devo smetterla di dire, voi sapete che io non so più dire la parola deludente, perché da quando Joe Bastiani c'è entrato in televisione ormai io dico solo deludente. Comunque, ha un po' diluso perché se l'è veramente giocata in tre pagine con questo spazzino a cui sparano così a casaccio questo bambino, così che si vuole vendicare del padre, allora spara e lo spirito di famiglia muore. Quindi io, tutti pensavano che era l'altro con L apostrofo altro, con la maiuscola, ma in realtà era un altro. E vabbè, ho capito che alla Dabo piacciono i giochi di parole, per questa qui è stata un po' un'ingenuità molto frettolosa anche. Come Gianni Morandi insegna, si poteva fare di più, si doveva fare di più, però pazienza, è andata così. Come vi ho già detto prima, a me, anche se questo riconosco che sia stato un difetto del libro, a me francamente non è che interessasse più di tanto, perché lo ritengo una cosa perdonabile. Insomma, l'esigenza era quella di scrivere un colpo di scena intermedio, quindi di creare un nemico secondario che non fosse l'altro, fermo restando che io sono convinta che l'altro potrebbe essere un alleato e non un nemico. Cioè io ritengo che il nemico sia Dio nella saga della Dabo, però chi lo sa, ancora non è tanto chiaro. Però appunto, come dicevo, una cosa che all'interno di questo singolo romanzo non funziona, cioè una cosa frettolosa che ha un pochino deluso, però all'interno della trama principale diciamo che è un classico meccanismo di rallentamento. Cioè sai che non puoi bruciarti tutte le carte di tensione e di paura in un unico istante, perché quelle verranno giocate con la grande minaccia del quarto volume. Allora tiri un po' il freno a mano, tiri un po' il freno e dai in pasto al lettore un nemico sacrificabile, cioè un nemico che crei quella
no? Quel friccicorio, ma non così tanto perché il nemico più grande arriverà dopo, nel quarto volume. Quindi frettoloso, sì, bruttino, sì, perdonabile, assolutamente sì. Soprattutto perché poi il finale dove crolla tutto, tipo scena di Fight Club, è stato veramente memorabile, quindi ti perdoniamo Christelle, assolutamente. Bene ragazzi, il video termina qui, fatemi sapere tutti i vostri commenti, non vedo l'ora di discuterne con voi, specialmente della relazione di Ofelia e Thor, perché so che ci sarà della bagarre, e parliamone. Sapete che io sono sempre pronta a criticare le relazioni tossiche degli young adult, però ve lo giuro, io non credo che Ofelia e Thor siano una di queste relazioni. Però è anche vero che anch'io vorrei vedere nella letteratura per ragazzi relazioni un po' meno asfittiche, un po' più paritarie, cioè su questo sono assolutamente d'accordo, però diciamo che se proprio bisogna dipingere questo tipo di relazioni sono felice che sia fatto nel modo in cui lo fa la Dabo. Detto questo ragazzi, io torno di là perché vado a impostare il timer, quanto tempo ci vuole ancora per avere il quarto volume. Trovate qui sotto tutti i miei social, il link di affiliazione se volete anche voi entrare nel tunnel della Dabo. Nel frattempo un grande bacio a voi e alle vostre mamme e ci vediamo al prossimo video, ciao!